Con i giochi del Mediterraneo possiamo far vedere una luce che identifichi Taranto in un modo diverso. Con queste parole il presidente del CONI Giovanni Malagò ha riassunto il senso della riunione che si è svolta a Palazzo di Città, nel capoluogo ionico, per fare il punto sull'organizzazione dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Perché Taranto in questo caso è l'Italia, il gioco del Mediterraneo rappresenta tutto il paese, la candidatura era della città, della regione, ma in assoluto della nostra nazione. Io credo che il grande momento, la grande opportunità per parlare di Taranto probabilmente in un modo diverso rispetto a quello che soprattutto chi non vive a Taranto identifica con altri problemi che ha avuto la città. Hanno partecipato alla riunione anche i massimi rappresentanti istituzionali dei giochi del territorio, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in videocall, i sindaci dell'area ionico-tarantina. Elio Sannicandro, direttore di Taranto 2026, ha presentato il masterplan degli impianti sportivi. Questa è un'occasione per richiamare l'attenzione di tutto il territorio tarantino su questa opportunità, che per Taranto sono uno strumento importantissimo per raccontare la trasformazione della città. Davide Tizzano, presidente del Comitato Internazionale dei Giochi, sottolinea la necessità che il governo ripristini l'intero budget previsto per l'organizzazione dell'evento. Come si dice in Italia, senza denari non si cantano le messe, ma se vogliamo andare più sul materiale è proprio così. C'è bisogno di una copertura economica chiara, decisa, improrogabile, perché bisogna partire con i lavori, bisogna partire con gli adeguamenti degli impianti. Alla fine della giornata i sindaci hanno firmato un documento congiunto per chiedere al governo il giusto sostegno economico-finanziario.